Bene, cari amici, buongiorno. Oggi 7 luglio 2016 sono in Corso Mazzini. Sono qui per sollecitare ancora una volta un problema sulla pista ciclabile. Tanta gente ci ritorna sempre su queste discorse della pista ciclabile che si interrompe in un certo punto. Ecco, allora, adesso c'è l'auto. Ecco, praticamente se si volesse proseguire la pista ciclabile si arriva in questo punto dove c'è questo traliccio che forse non trasmette neanche tanta corrente in quanto è solo attaccato ad un altro traliccio. Sarebbe solo sufficiente spostarlo di 70-80 cm per dare una certa regolarità alla pista ciclabile, mentre crea un disagio per i ciclisti. Guardate, allora uno ci arriva così, poi arriva qui e si trova questo pilastro. Magari se non si vuole spostare il pilastro, magari se si può tagliare questo pezzettino di marciapiede, almeno sarebbe un qualcosa in più, perché se accidentalmente qualche ciclista distratto urta con la ruota davanti sul marciapiede, con la testa si può schiantare anche al pilastro. Allora, e questo è un problema. Secondo problema, bocche di lupo, caditoie. Allora, questa è una caditoia, qui non spifferà niente. Allora, dopo l'ultima alluvione che c'è stato all'incirca un mesetto fa, l'assessore Galasso affermò che in un mese e mezzo sarebbero state pulite tutte le bocche di lupo e tutte le caditoie. Adesso non è quel caso specifico che vi ho fatto notare prima. Qui in quartiere Libertà, guardate, io vi assicuro, io non ho visto nessuno. Quindi fare dei post falsi, vabbè, qui guardate, logicamente non è che ci stiamo tanto allontanando dal quartiere Libertà, però comunque questa piazza funziona molto meglio di quella dell'ex manifattura. Ci sono già tornato tempi addietro. Qui, punto forte di questa piazza, non si paga il parcheggio. Cioè, una piazza migliore non si paga il parcheggio, piazza di ex manifattura si paga il parcheggio. Vabbè, ma forse perché siamo nella ZSR. Siamo in via Michele Mirenghi, ad occhio nudo si può notare come questa caditoia qui è intasata, se fosse pulita si vedrebbe. Bocca di lupo alta appena 6-7 cm, è piena. Ecco, qui siamo nel cuore del quartiere Libertà, ovvero via Indipendenza con via Principe Amedeo. Qui quando piove si allaga tutto, ma non è solo una questione di questo ponte, è una questione di tutto il quartiere e di tutta la città. Qui quando piove si forma una pozzanghera qui, tanto larga che la gente non ci può né attraversare, comunque l'acqua sale sui marciapiedi. Conferimenti fuori orario a non finire, dalle 6 alle 8 la mattina all'incirca, e controlli zero, rifiuti ingombranti con controlli zero, deiezioni canine. Poi parliamo della deblatizzazione, anche quella è un'opera che si sta effettuando nella nostra città, però io in questo quartiere, io faccio sempre riferimento a quartiere Libertà, adesivi sui pali non ne sto vedendo, e quindi è inutile, faccio un invito agli assessori, non create dei post virtuali, perché a me non serve che vi fate vedere con una foto che si sta deblatizzando un chiusino o che si sta pulendo la bocca di lupo, una bocca di lupo. Mi dovete far vedere
l'adoperato, più foto, perché io qua in questo quartiere deblatizzazione e pulizia di bocche di lupo e caditorio io non ne ho viste. Va bene amici, che dirvi, vi saluto, tanto poi comunque ci ritorno. A bombazzo.